Il noto marchio di moda italiano Brioni ha presentato ieri presso il Ministero dello Sviluppo Economico il nuovo piano industriale per il periodo 2021-2025, che punta su uno sviluppo del brand in accessori e nuove categorie di prodotto, mantenendo, come si legge nella nota, il forte posizionamento nell'eccellenza produttiva 100% italiana e nell'esclusività. Fin qui niente di male, se non fosse però che la stessa azienda, guidata dal gruppo Kering, si è posta all'interno di questo piano l'obiettivo di andare incontro all'evoluzione del settore dell'abbigliamento maschile di fascia alta e quindi prevedere una razionalizzazione dei costi di struttura e una riorganizzazione della matrice produttiva. Tradotto, Brioni avvierà un processo di ridimensionamento dei siti produttivi dell'area vestina, ovvero Penne, Montebello di Bertone e Civitella Casanova, che vedrà coinvolti 320 lavoratori su 1000 attualmente in organico. All'incontro di ieri a Roma, dove erano presenti inoltre il Ministero del Lavoro, l'assessore regionale Pietro Quaresimale, le sigle sindacali regionali e nazionali, la proprietà, rappresentata dall'amministratore delegato Mehedi Benabagi, il responsabile delle risorse umane Alessandro Paparelli e il responsabile della produzione Vittorio Quattrone, ha chiarito la propria ferma intenzione di non voler procedere in via unilaterale, ma anzi in una logica di confronto costruttivo e di dialogo con le organizzazioni sindacali e con tutte le parti per mettere in campo misure per il reimpiego, così da evitare il più possibile l'avvio di un'emergenza sociale dopo quella sanitaria. Tutto questo trova conferma anche da alcune sigle sindacali, che per adesso preferiscono restare in silenzio in vista anche del tavolo di lavoro previsto in Confindustria Pescara, a cui parteciperanno ancora una volta Regione Abruzzo, i rappresentanti sindacali e le RSU. È chiaro che si tratta di una doccia fredda, soprattutto per le aree interne, in particolar modo per un'area già fortemente penalizzata dalla crisi economica e poi quella legata all'emergenza sanitaria del Covid-19. Ovviamente noi come amministrazione comunale oggi stesso incontreremo l'amministratore delegato di Brioni insieme al responsabile del personale e soprattutto chiederemo a Abruzzo, all'assessore alle attività produttive Daniele Damario e all'assessore Pietro Quaresimale di attivare tutti gli utili a garantire e a salvaguardare i posti di lavoro nella nostra area vestina.